oggi, miei amici di Facebook, video un po' particolare oggi, sono di ritorno, insomma, la scorsa settimana, come ormai saprete, sono stato al New York Comic Con, quindi a New York, e non potevo non comprare le peggiori schifezze in tutti i negozi in cui sono stato. Schifezze intendo ovviamente dolciumi vari. Ho comprato un po' di tutto, però volevo fare un video dedicato espressamente alle candy bar, che sono appunto le barrette, no? Insomma, che abbiamo anche noi in Italia, però là sono veramente andati oltre, ce ne sono decine e decine di diverse marche e gusti, tutti molto incentrati ovviamente sul caramello, la cioccolata, roba molto smagosa, come si dice. E quindi praticamente ho invitato un po' qui in redazione sia dei redattori sia degli amici ad assaggiarne una ventina, una selezione che ho fatto tra le tante che ho comprato. E niente, andiamo subito a vederle insieme, vi descriverò il packaging e vedremo insieme le reazioni agli assaggi, a questi candy bar veramente particolari. Le ho assaggiate ovviamente anch'io, non sono nel video, ma ovviamente tutto quello che non vedete nel video me lo sono pappato io durante gli scorsi giorni e me lo mangerò nei prossimi giorni. Magari lo porto anche a Luca, così lo faccio sentire agli altri redattori che non erano in redazione in questi giorni. Sono delle robe super dedicate ad Halloween che magari tiro fuori durante le dirette serali, vedrete. Oh, allora, cominciamo, vediamo qui tutte quante le barre che recensiremo oggi, sono una ventina appunto e le recensiremo per bontà e per smago, da 1 a 5. Altezza faccia. Allora, commento in sottofondo, mentre anche loro parlano, i tre moschettieri, questa barra particolare, il packaging è, insomma, così argento, tipo un Mars appunto. A Gabriele sembra piacere abbastanza. Bontà, sentiamo. Bontà 3. Smago? 5, smaga un sacco. andiamo avanti. Baby Root, questa mitica barra resa famosa dai Goonies. Ecco, Robby che ovviamente non poteva non fare una citazione. E allora, la barra è argento e blu, il packaging intendo. Bontà? Sentiamo quanto è piaciuto a Robby. Smago? 5. Smago? 4. Smaga tanto anche Baby Root. Mostra, ecco, Franceschi invece con Yorkie. Qui cominciano un po' tutti quanti gli snack viola. Abbiamo notato che moltissimi dei packaging sono viola. Non ci chiedete perché, però insomma... Questo bontà. Gli piace a Francesco. È buono, cazzo, ho detto. Bontà? 4. Ok. Smago? Smago? Dico. Ce lo dice? 3. Quindi non male affatto, Yorkie va tra i primi in classifica. Boost. Poi Boost con Mattia. Vediamo un po', Mattia, non vedo l'ora di mangiarselo, cazzo, è venuto apposta per gustarsi tutti quanti i dolci che avevo portato, le candy bar. Il packaging è attorno, si sviluppa sul blu. Vediamo Mattia che lo mangia. Cosa ne pensa? Bontà. Sembra che gli piace un bel po'. Bontà. 4, ok, 4 su 5. Smago anche questa, ovviamente. Tutte queste barre smagano tantissimo, vi avverto già. Francesco, vediamo con Crunchy. Ecco, questa è tra le varie barre che contengono, insomma, arachidi, quindi sono più croccanti, ecco, quindi Crunchy ovviamente. Vediamolo, addenta, mi piace un sacco Francesco. Vediamo. Bontà quanto dice? 5 bontà. Smago? 12. Fallo con la mano Francesco, 12, sì. Poi Gabriele. Allora. Gabriele di Empira, Vispa. Questo è inglese, se non ricordo male, non è americano. Allora, vediamo Vispa, anche questo packaging viola, Aerated Milk Chocolate Bar. Chissà cosa vuol dire Aerated Milk. Cadbury, sì, se non sbaglio è inglese. Era sciolto ovviamente, lo addenta Gabriele, sentiamo bontà quanto dice. Più consistente dell'altro. Più consistente dice. Quanto ti piace Gabri? Bontà? 2, poco. Vispa. Smago? Non è piaciuto. Over 9. Smago. Questa qui è ancora peggio delle altre. 5 di smago. Torna Francesco con Vispa Gold, Vispa che Gold è la versione della Vispa praticamente con sopra anche il caramello, tanto per non farci mancare niente. Come vedete il packaging è così d'oro, ma torna anche il viola base della Vispa. Vediamo se piace o no a Francesco. Bontà? Bontà.
2, non gli piace. Smago? Smago? 3, quindi non smaga tantissimo. Strano, perché queste barre al caramello solitamente non si va oltre a una dentata. Però passiamo a Kit Kat Chunky, che io non avevo mai visto in Italia. È praticamente una barra di Kit Kat gigante. La sta mangiando Robby, sentiamo se gli piace. Là dentro, vedete quanto è grande, è enorme. Gli piace assai. Però il latte è diverso, dice. 5 bontà. 5 bontà. Ma smago 4 però. Sì, smaga di brutto. Non è andato oltre. Vediamo, passiamo a Twirl. Ancora packaging viola, Cadbury ancora, ed è sicuramente un dolce inglese questo. Sono due barrette, assomigliano moltissimo a il nostro Twix. Già fa ridereissimo. Già Gabriel ha smerdato tutto. In realtà si aspettava il biscotto con com'è dentro il Twix, perché da fuori sembra un Twix, ma non è, non c'è il biscotto, per cui si è sgretolato tutto. E smaga a chiodo, quanto pare. Forse immangiabile, scusa Gabriele. Bontà 4, invece gli è piaciuto. Smago 12, e anche questo smaga tantissimo. Ok, basta. Poi vediamo Joshua. Ecco qui Luna. È una candy bar al limone. Questa è il limone. L'abbiamo ribattezzata. Sapete quelle salviette al limone? Aveva lo stesso odore. Quelle che ti danno nei ristoranti di pesce. Aveva lo stesso odore. Guardate Joshua che faccia che fa. Insomma, era veramente difficile assaggiarla. Bontà 1. Smago? Sentiamo uno. Sì, almeno smaga poco Luna. Vabbè, passiamo oltre. Francesco. Snickers Pro Almond. Ecco, questa è una barretta di Snickers. Non l'avevo mai visto io qua in Italia. Non l'avevo mai vista, lo dico anche fuori campo. Almond, quindi alle mandorle. Sentite vociferare, perché tutti volevano assaggiare Snickers Almond. Era tra le più ambite in assoluto. Ricordo che le ho pescate a caso da una busta, per cui nessuno si è scelto cosa mangiava. E vedete Francesco com'è contento. Gli piace assai. 5 Snickers Almond. Deve arrivare anche in Italia assolutamente. La vogliamo. Smaga, quanto smaga? 4. Smaga 4, abbastanza, però è normale. 100 grand, questo è caramello puro. Caramello puro, infatti, stavo dicendo 100 grand, ma con Mattia, questa è americana, se non ricordo male, della Nestlé, packaging grosso. C'è un po' di caramello, come vedete. Ce n'è assai di caramello. Però sembra piacergli. Vediamo cosa dice. Bontà. Però sembra che gli piaccia. Svirgola 4. 4 bontà. Smago 3. Ok, va bene, dai. Joshua Toffee Crisp, anche questa è americana. Questa appunto c'è sia la parte crisp con il riso soffiato che la parte toffee, appunto, che sono queste caramelle. Sembra piacergli molto a Joshua. Vediamo che dice. 4, quindi abbastanza. Smago 1, quindi Toffee Crisp passa tra le primissime in classifica. Questa a me è piaciuta tantissimo. Reese's Nut Bar. Come vedete, sono dentro, insomma, nocciole, crunchy peanuts, peanut butter, creamy caramel. Vediamo Mattia se gli piace. Sì, gli piace un casino, cazzo, tantissimo gli piace. Bontà 5. Smago? 5, anche questa, ovviamente. Tutte smagano tantissimo, ve l'ho detto. Torniamo da Joshua, vediamo cosa lui. Double Decker. Allora, questa, vedete, sempre Cadbury, sempre viola. Anche questa è inglese, se non ricordo male, vista la marca. Vediamo Joshua se riesce ad aprirla. Milk chocolate with a soft chewy nougat top. Nougat è il torrone, si era sciolto, vedete che infatti. Joshua schifa la parte sciolta. Che è stato lontano dalla parte. Esatto. Anche Francesco commenta. Bontà. Fuori. Bontà 2. Non gli è piaciuta. Double deck, sarà che era sciolta. Smago 2. Quindi dai, comunque è onesto. Volte. Gabriele commenta il fatto che Payday era sciolto, ma questa è tra le più buone. Invece ci sono dentro le arachidi. Esattamente, è una barra di arachidi e caramello straordinario. Non riesce a staccarla da dentro il packaging, però vediamo se ce la fa vedere, così capite. Vedete che roba che era, buonissima. Questa me la sono mangiata anch'io. Vediamo Gabriele. Gnam. Questa la mangi tutta, anche l'altro pezzo, quello lì invece me lo vengo. Buono. Questo te lo vengo un po'. Bontà. Bontà. 5, una bomba. Smago? Smago 3, ottimo. Payday, anche questa passa tra le premesse. La svolta Payday.
Snickers. Ecco, Snickers al peanut bar, al burro d'arachidi. Josh non aveva mai assaggiato il burro d'arachidi, quindi insomma era, sono quadratini, è una di quelle robe che o ti piace un casino o non ti piace per niente. Vediamo se piace a Joshua oppure no. Gli piace molto. Sì, mi piace il burro d'arachidi. Bontà 5. Ti piace allora il burro d'arachidi? Smago? Insomma 3. Buono, buonissimo. Butterfinger, questa barra dal nome veramente insomma piuttosto originale, per dirla così. Vediamo Robby, che era spaventato dal nome. Vedete che inizialmente sembra non piacergli, invece poi arriva qualcos'altro, perché è una barra, se non l'avete mai assaggiata, stranissima. 5 da Robby come bontà. Smago. Perché sia dolce che salata. E Smago 1. È proprio super buono. Super buono. sì, Butterfinger vince. Super buono. Salato e dolce. È salato e dolce. Allora, abbiamo incoronato come candy bar preferita di Lega Nerd Butterfinger, nonostante il nome veramente assurdo. Comunque è davvero buonissima, l'abbiamo assaggiata tutti, non sono neanche riuscito a trovare, non è rimasta neanche la carta, insomma è veramente, si è vaporizzata. Degli altri sono rimasti un po' di resti, di Butterfinger assolutamente nulla. Tutti l'abbiamo assaggiata, è piaciuta a tutti, perché sì, ha questo strano mix di dolce e salato che insomma smaga poco e piace tanto. Quindi brava Nestlé, se non sbaglio, brava Butterfinger, compratelo se siete negli Stati Uniti. Ho scordato di dire che tra i vari dolci candy bar che vi abbiamo mostrato non sono solamente americane, ce ne sono anche due o tre inglesi, perché sono stato la settimana scorsa, oltre che a New York, anche a Londra per l'anteprima di Black Mirror, che vi invito tra l'altro ad andare a vedere e recuperare su Lega Nerd e ora su Netflix, quindi andatevela a vedere. Se vi è piaciuto questo video particolare di dolci, di incauto dolcetto, fate like, fate share e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.